Salve a tutti ragazzi e bentornati a Scary Games. Sì, è un pochino che non ci sentivamo su questa rubrica, però ho fatto altre recensioni, ho fatto altre cose e comunque l'importante è essere qui in questo momento. Oggi voglio parlarvi di qualcosa che di molto particolare, caratteristico, qualcosa che ovviamente pochi apprezzeranno, ma in tanti ameranno perché è un titolo del passato che diciamo, ha fatto breccia nei cuori di molti appassionati di videogames su un computer e soprattutto di amanti di horror. E appunto il titolo che vi parlo, di cui vi parlerò è qualcosa di profondo, intenso e a suo tempo oserei dire sconvolgente. Beh, sì, ragazzi, io oserei dire sconvolgente perché penso al periodo in cui è uscito questo gioco. E su quale macchina girava? Su questa. Il mitico biscottone by Commodore, il Commodore 64. Ma anche ho un computer Atari, quindi 800XL e via dicendo. Il titolo in questione è un sequel remake, ovvero Beyond the Forbidden Forest. Beyond the Forbidden Forest è un gioco della Cosmi del 1985, sequel, o meglio, più quasi un remake, di Forbidden Forest, editato sempre dalla stessa Cosmi nel 1983. Un gioco davvero incredibile, distribuito dalla US Gold, è qualcosa che sconvolse il mercato videoludico, perché mise tanta nuova carne al fuoco, ma una carne bella al sangue, oserei dire. Il mercato 8-bit nell'inizio degli 80 era bello prolifero, perché comunque avevamo computer Atari, avevamo computer Commodore. E non solo, anche console, che pazienza era il ColecoVision e via dicendo. Ed ecco appunto che emerge dal mucchio di titoli questo Forbidden Forest. Correva l'anno 83 e questo gioco si metteva nei panni di un arciere all'interno di una foresta. Una foresta maledetta dove creature aberranti erano pronte a farci la pelle. E il bello è che questo titolo, per quanto banale possa sembrare detto così, portò davvero innovazioni di grandissimo livello. L'idea era quella di mettere in mostra questo soggetto che era per l'appunto un arciere perso in questa enorme foresta, con la funzione di ruotare su se stesso in uno scrolling destra-sinistra, quindi orizzontale, e con la pressione e il rilascio del pulsante del joystick lanciare delle frecce verso questi mostri pronti che erano pronti lì ad attaccarci e farci a pezzi. E il bello è che il gioco andava avanti finché non uccidevamo e effettuavamo uno score temporaneo di tutte le bestiacce e belve che ci erano pronte a farci fuori. E facendo così poi si passava al secondo stage e così via, andando avanti verso il boss fight finale, che era un demone gigantesco. Questo gioco sconvolse perché? Perché mise in mostra un carattere fortissimo e un'innovazione fortissima, perché sul piano tecnico è veramente era qualcosa di inaspettato, di innovativo. Per quanto Forbidden Forest non fu a livello grafico qualcosa di sconvolgente al periodo, in quell'anno però portò quelle innovazioni che ci si aspettava da un titolo del genere, perché ovviamente uno scrolling bilaterale, destra-sinistra, orizzontale, che funzionava a meraviglia. E poi, sembra di dubbio, questo parallassi che dava una profondità pazzesca, dando un effetto quasi 3D al tutto, e funzionava egregiamente, che era molto fluido, convincente. E poi gli attacchi delle bestie, insomma, erano cruenti, feroci, splatter e sangue assecchiati, una cosa mai vista, era veramente sconvolgente. E poi l'audio del processore sonoro del Commodore 84, il mitico SID, regalava emozioni come pochi altri, cioè veramente atmosfera che faceva venire una pelle d'oca pazzesca. Cioè, giocare al buio a questo gioco era qualcosa di veramente pesante. Per questo poi la Cosmi nell'85 decise di fare il suo sequel, ovvero Beyond the Forbidden Forest. Che più che un sequel si fa quasi più un remake, con aggiunte ovviamente di personaggi e mostri e via dicendo. Ovviamente la grafica fu ridisegnata completamente e funzionava in maniera egregia, molto molto più bella dell'originale, sprite più enormi.
molto molto variegata anche la fronte di campo e soprattutto un ottimo giro giorno-notte perché noi sì avevamo un tempo era, diciamo, per blastare tutti questi esseri, però il bello che avveniva una fase che metteva il giocatore di combattere attraverso un classico cambio di tempo tra giorno e notte, quindi creando una difficoltà ulteriore al videogiocatore nei confronti di questi stage pieni di mostri voraci e poi le scene splatter. Tantissime le morti del personaggio erano inquietantissime e variegate e soprattutto ecco sconvolgevano e quindi secondo me ebbe anche una grossa censura al periodo questo gioco e, però ecco io voglio parlare di questa cosa perché mi è rimasta nel cuore perché davanti all'horror non potevo non parlare di questo titolo nonostante ovviamente molti diranno ma che è sta merda detto così invece in realtà non è una merda ma rimane un titolo efficace funzionale che veramente è un omaggio a tutti quelli che hanno, diciamo, tra virgolette, la mia età, quindi nati negli anni 70, che hanno comunque un ricordo molto molto forte di questo titolo che veramente regalò forti forti emozioni a chiunque la prima volta cercava uno spavento attraverso un computer e un videogioco. Poi è bello che questi mostri erano veramente tanti e differenti, c'erano calabroni giganti, scheletri, draghi, c'erano, mi ricordo, vermoni assurdi, insomma, erano fighi, pipistrelloni, fino anche ai demoni. E poi è bello che c'erano queste sequenze dei fulmini che illuminano il giorno, la sequenza ambientale. Cioè, ragazzi, c'erano prove di cambiamento tecnologico per niente male. E bisogna ammettere che la Cosmi tirò fuori questo prodotto che fece la differenza. E per questo che molti della mia generazione continuano ad amarlo nonostante tutto. È vero che la gente dice, semplicemente dice, ma sono pixel, che effetto fa? Giustamente, chi è cresciuto con quella tipologia di videogame, o meglio, ha iniziato a giocare quando il videogioco è nato, ha un suo perché. Oggigiorno viene amato semplicemente dagli appassionati veri di ambiente videoludico, gente che vuole approcciarsi ancora con titoli del passato che hanno caratterizzato un'epoca. E io vi consiglio di trovarlo se siete possessori di Commodore 64 o di macchinari, perché Oggigiorno è un titolo ancora molto molto divertente che riesce ancora davvero a regalare queste forti emozioni a livello epidermico. Che dire ragazzi, se amate l'horror fantasy, Beyond Forbidden Forest e il suo prequel Forbidden Forest faranno decisamente a caso vostro. Vi daranno incollato lo schermo tra spaventi, terrore, nonostante i pixel, e vi regaleranno sicuramente forti emozioni. Vi rassicuro, è un gioco che anche adesso funziona. Ovviamente noi più datati, tra virgolette, abbiamo un legame molto stretto con questo gioco, forse è che è stato veramente uno dei primi a regalarci il terrore mentre giocavamo. Cioè, provate a giocare questo gioco ancora adesso con una stanza buia e vi assicuro che il Sid riesce a regalarvi quelle atmosfere che pochi altri professori sonori riescono a regalare ancora oggigiorno, nonostante sia un professore audio di più di 30 anni fa. E veramente riesce a regalare con quei suoni stridui sensazioni particolari. Quindi io vi dico, anzi vi consiglio, cercatelo, provatelo sul vostro Commodore 64 o se avete un computer Atari e poi mi dovete sapere. Quindi non fate schizzignosi, ma cercatelo e divertitevi. Ragazzi, il mio è solo un consiglio per farvi conoscere e farvi abbracciare un prodotto del passato che ha caratterizzato davvero l'infanzia e l'adolescenza di molti, molti ragazzi che avevano a che fare al tempo con queste macchine fantastiche, erano gli 8-bit. E per il resto, se non siete d'accordo, c'è sempre FIFA 16. Detto questo, ragazzi, vi rimando alla prossima recensione di Scary Games e con un altro titolo del passato, nella speranza che comunque possano interessarvi oppure, o meglio, incuriosirvi, io farò sempre ricerche più attentate in titoli che ho rimosso o che avevo in passato, fino ad arrivare ai giorni d'oggi. Quindi pazienza e speriamo che anche i prossimi saranno di vostro gradimento. Alla prossima, ragazzi. Un salutone da Ordi Orrore.